Nino Smith è un professionista del rimedio e si carca sulla testa una coppola che copre capelli e orecchie. Si spande manciate di fango sulle gote, sfalda le sopracciglia bionde rarefatte col nero di un carbone. Ecco, ora può confondersi tra le bande moccolose e arrangiate che si rincorrono tra i vicoli lanciando sassi alle lucertole e fiondando scudi. Nino ha imparato a tenerne uno grosso in bocca, appiccicoso e denso, che a soffiarlo lontano rasenta l'aria come un proiettile, lamina con la velocità di un fulmine e sopravanza di almeno 100 passi quello degli altri. Dottoressa Simona Lo Iacono, l'autrice del romanzo Effata. Sì, lo abbiamo appena messo in scena con i detenuti della casa di reclusione di Brucoli, è una grande emozione, ci siamo esercitati tanto, ma devo dire che i detenuti sono stati davvero bravissimi, hanno fatto dei grandi progressi sia a livello comportamentale sia a livello interiore, spirituale e umano. Il teatro ha dato loro la possibilità di esprimersi, di prendere le parti insomma dell'altro e quindi di operare una crescita e un arricchimento che poi è stato reciproco, perché loro sicuramente mi hanno dato tanto, non sono stata io ad insegnare molto, abbiamo soltanto condiviso una bella esperienza. E Fatà che cosa significa? E Fatà in aramaico significa apriti, è la parola che dice Gesù al sordomuto nel momento in cui compie il miracolo dell'apertura del sordomuto al suono. È una metafora di quella che costituisce un po' la domanda principale del romanzo, cioè una sorta di provocazione a quella sordità che non è soltanto dei sensi, ma è soprattutto una sordità interiore del cuore. Quindi in realtà E Fatà non è rivolto soltanto ai due bimbi sordomuti che fanno da protagonisti, ma è rivolto un po' a tutti coloro che si chiudono oppure si induriscono nei confronti della realtà esterna. Quindi questa è un'occasione anche per invertire i ruoli? Sì, infatti questo esperimento è nato proprio da questa idea, quella di portare il magistrato in carcere e vivere i luoghi della pena e mettere sulle spalle dei detenuti la toga del magistrato, perché i detenuti hanno rappresentato i giudici del tribunale di Norimberga. Uno scambio delle parti che serve anche a prendere coscienza della alterità, il magistrato rispetto al detenuto, il detenuto rispetto al magistrato, e l'alterità è sempre comunque fonte di arricchimento spirituale, di crescita interiore. Lo scopo è soprattutto questo. Il dottor Antonio Gelardi, direttore della casa circondariale di Brucoli, ecco questa sera teatro qui nella casa circondariale, ennesimo successo. Sì, è stato il secondo appuntamento della stagione, ha avuto una particolarità il fatto che a recitare insieme fossero un magistrato e i detenuti. Il magistrato, la bravissima dottoressa Lo Iacono, che ha scritto il libro che oggi è stato rappresentato, e ha recitato insieme ai detenuti, quali hanno fatto la parte dei giudici e dei magistrati. Devo dire benissimo, che una forte immedesimazione, quindi c'è stato uno scambio dei ruoli molto riuscito. E poi questo gruppo teatrale che è nato dal niente, senza che gli attori avessero una particolare esperienza, e poi si è realizzato molto bene con una forte immedesimazione, quindi con una forte capacità dei detenuti di entrare nel ruolo teatrale. E credo che insomma il pubblico, un pubblico molto qualificato, giudici, avvocati, tante altre autorità, ha gradito moltissimo. Ecco, dottore Gelardi, possiamo dire che questa sera, oltre al teatro, è entrata in carcere anche una pagina di storia? Sì, perché una delle due storie che si intrecciavano riguardava gli esperimenti eugenetici del processo di Norimberga, e serve questo elemento per introdurre il tema della diversità, dell'emarginazione e quindi della possibilità
del riscatto d'Aizza. Poi, alzato gli occhi al cielo, sospirò e gli disse: Efphatha, che vuol dire apriti.